Le immagini di questo incontro giocato ieri ad Oslo è vinto dal Belgio per 2 reti a 1, dopo che però la squadra norvegese era passata in vantaggio con questo gol di Jakobsen che batte il portiere Pfaffer. Ora rivediamo nel replay il gesto quasi di disperazione di Jakobsen quando pensa che dopo aver tirato il portiere era riuscito ad annullargli. Invece poi la palla assume uno strano effetto e carambola in rete. Tutto questo si può rivedere meglio nella ripetizione. Ecco l'azione. Jakobsen che ha un discreto controllo di palla, manda assolutamente in bianco l'avversario. Poi il portiere Pfaff forse è responsabile in qualche modo, la palla gli carambola e poi va in rete. Dunque la Norvegia dopo 6 minuti nel corso del primo tempo, Norvegia che è in maglia rossa mentre il Belgio è totalmente in divisa bianca, la Norvegia si era trovata in vantaggio per una rete a 0 e vedete questo bel pallonetto che aveva colto ancora Pfaff fuori dei pali, ma non ha fortuna, sarebbe stato il raddoppio. Vedete il pallonetto che viene effettuato fuori dell'area di rigore da circa 23-24 metri, ma scavalca la traversa. E quindi il Belgio che dopo aver subito il primo gol e dopo aver subito il pericolo di poter addirittura trovarsi a 0-2 riesce a pareggiare. Da notare che il Belgio finora nelle quattro partite finora giocate aveva sempre pareggiato. Quattro partite e quattro pareggi del Belgio, che tutto sommato è ancora in corsa. Qui avete visto il gol di Janssen al 31esimo, ora lo rivediamo anche per seguire il bellissimo passaggio di Coles, l'assist vero e proprio del capitano della squadra belga che mette Janssen in condizione di battere Amundsen, il portiere norvegese. Ecco Coles e vedete il bellissimo passaggio, fa fuori il portiere, è inutile l'intervento di un difensore sulla linea, 1-1 alla mezz'ora del primo tempo. Nella ripresa il Belgio fa suo l'incontro, coglie la prima vittoria in questa fase di qualificazione. Il gol è stato segnato da Van der Elst e vediamo l'azione che viene iniziata ancora da Janssens. E poi ecco la conclusione secca di Van der Elst, ha un ottimo controllo di palla e tira molto violentemente. Rivediamo anche quest'azione in cui si può meglio apprezzare la esecuzione veramente pregevole di Frans van der Elst. Ecco Janssens, il suo cross nel cuore dell'area di rigore, verso l'area di rigore, il preciso controllo di Van der Elst che batte Amundsen e siamo dunque sul 2-1 in favore del Belgio, prima vittoria della squadra belga nella qualificazione e in un certo senso la squadra belga si rimette ancora in corsa, anche se le maggiori favorite